Ci siamo. Oh, ok. Con calma. Tutti insieme. Siamo tornati di nuovo su Days Gone. Mi spiace che non l'ho iniziato subito. Non sarà proprio una serie proprio continuata, no? Con tanto di inizio e finale. Mostro un po' di gameplay, semplicemente. La storia più o meno lo scorso capitolo, lo scorso video, ve l'ho spiegata. Più o meno. Noi dobbiamo scoprire che fine ha fatto nostra moglie, se è ancora viva. Dobbiamo salvare il nostro compagno, barra fratello, direi, più che altro, più fratello che altro. Ero in classe quando. Nostro migliore amico, ecco, mettiamola così. Beh, insegnavo inglese al community college. E E i miei studenti erano per lo più casalinghe, studenti che avevano abbandonato. praticamente dobbiamo trovarci una nuova comunità, almeno da quanto. Ma porca miseria, era meglio andare con la moto, scusa. Sto andando a piedi perché mi ero concentrato di più. Nostro compagno, che praticamente ha perso un braccio per una nostra cazzata. E niente, dobbiamo anche trovare il modo di aiutare le comunità, ripulire le zone da nidi, infestazioni, insomma, il solito. Sopravvivenza, amici. Praticamente. E ora praticamente, la scorsa volta abbiamo praticamente aiutato, abbiamo scoperto alcune cose su Iron Mike, il capo del posto, che di questo posto. Andiamo un po' di Ehi, taglia. ehi là. Hai un bel po' di orecchie, Per ora è tutto. eh? Noi siamo dei biker. Cazzutissimi, mostruosissimi. Oddio, un tizio del genere nell'altro sarebbe un dio tipo, cioè. No, in realtà non sarebbe uno scapestrato. Cazzo dico. Però comunque ha delle abilità comunque abbastanza incredibili. Porca miseria, la moto nuova. Come cazzo passo? Vai l'acqua! Accidenti! Sto scassando tutta la moto. E non ho neanche benzina. Come se la passerà Boozer? Forse dovrei Scusere è lui. controllare come sta. Spero sia sveglio. Deacon St. John, qui Lost Lake, rispondi. Sì, Mike, sono Dick. So che hai preso Shane Riley, ma quando sono andato al capanno per interrogarlo non c'era. Sì, a riguardo, Mike, ho provato a catturarlo vivo, sul serio, ma non ha voluto ascoltarmi. Non mi ha lasciato molta scelta, non c'era altro modo, mi spiace. Abbiamo ucciso sangue freddo. Ricordi cosa ti ho detto? Come funziona da queste parti? Sì, Mike, me lo ricordo. Lost Lake, chiudo. Grazie, Ricky. Merda, predatori di pattuglie, da dove arriva quella moto, eh? Standi. Dick fa presto. Ricky, che succede? L'uomo che stavamo cercando, Eric Lynch, il bastardo che ha ucciso Campbell e Reed alla fattoria. Lynch, man, figlio della merda. Sai dove si trova? Sì, è sulla riva nord, vicino alla vecchia rampa per barca. Abbiamo un bordello di cose da fare ancora, eh? Brian, sono a uno dei radiofari, quello vicino a Rogue Camp. Brandaggio, St. John, intendo, ricevuto. Che ci faccio qui? Rilevo un elicottero in arrivo alla tua posizione, stai pronto. O'Brien, chiudo. Sono qui apposta. St. John, dovrebbero essere già arrivati da quelle parti, li vedi? Sì, danno discretamente nell'occhio. Cosa devo fare? Porca puttana, come Avvicinati al scende? campo di ricerca e resta nel raggio del segnale. È Come l'unico modo sempre. per registrare i dati. Sì, Ditemi quando la ok, ho zona d'atterraggio è capito. sicura. E questa volta? Ditemi quando Ok, l'area è devo sicura. piazzare il rilevatore sull'elicottero. Forza, gente, voglio andare. Regolare. Tutto bene. Devono vedermi.
fate più, ragazzi. Sì, zona sicura. Al vostro posto io avrei fatto il pieno alla vecchia pompa. Se notate, il cartello dice benzina quasi esaurita. Sa quanto ci vorrà. O forse no, voi non avete questo problema, vero? Ok, la prima cosa è stata fatta. Operativa 2060. Completato il sopralluogo di 24 colonie di nidi, incluse quelle a Marion Forks, al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiamava? Ah, il Crazy Willy. Sì, quello, bello calino. Ma se questo l'ammazzerei. Non posso fare nessuna arma, ok. Faccio volentieri a meno. Crazy Willy, a sud del cratere di Belknap. Ho una domanda, Doc. Già, non è che sia così impegnata. I nidi, perché li costruiscono? Non lo sappiamo. Insomma, perché li costruiscono solo all'interno di edifici, case, capanni e strutture simili? Ci sarebbe una teoria. Cioè, non ne abbiamo mai trovati nei luoghi preferiti dagli animali, sugli alberi, tipo, solo dentro le case. Hai finito? Scusa. I ragazzi al laboratorio hanno una teoria. Quando avranno finito, correranno agli alloggi dei soldati per dirvela. Beh, era solo una domanda. Ma che cazzo entrava? Mi fido. Io non sono sempre stato un soldato. Posso proseguire? Certo. A sud del cratere di Belknap. Non è stato possibile esplorare alcune aree del territorio locale a causa della vicinanza dei nidi agli accampamenti umani. In particolare al campo nei pressi di... di Salome Oxfords. Ah, giusto. Salome. Al compleanno di Erode danzò al loro cospetto, al che Erode giurò di darle tutto ciò che avrebbe chiesto. Ella rispose: dammi la testa di Giovanni il Battista, e il re ne fu molto rattristato. Bel nome per delle terme. In effetti. Di nuovo, vestigia del vecchio mondo di cui non sento la mancanza. Ci siamo? Caricamento completato. Ok. Che schifo. La Bibbia. Cioè... adesso sta recitando forse. Deve essere una pacchia volare sopra l'inferno e trovare anche il tempo per leggere. Cristo. Io sempre. Fatto, ora devo. Phew. Easy questa volta, molto easy. Manca di rifornimento. Mi serviva proprio. O'Brien? O'Brien, mi ricevi? Non posso parlare. Dove dovrebbe andare? Ci sentiamo dopo su questo canale, chiudo. Quando mai? O'Brien, affanculo. Merda, io volevo distruggerlo quel nido. Non c'è stancarmi, O'Brien. Ma mi ha colpito prima lui. Ma come cazzo fa a colpire? Non c'è. Ma che cazzo. Mamma mia, quanti ne ho dovuto uccidere. Sette orecchie. Rick, fa presto. Rick, che succede? L'uomo che stavamo cercando, Eric Lynch, il bastardo che ha ucciso Campbell e Reed alla fattoria. Lynchman, figlio della merda. Sai dove si trova? Sì, è sulla riva nord, vicino alla vecchia rampa per barche. Voleva andare schizzo, ma poi Iron Mike ha fatto il tuo nome. Facciamo. Grazie, ma sbrigati. Oh, porca merda. Caporale,
Dobbiamo muoverci! Dobbiamo muoverci! Caporale, ne arrivano altri! Caporale! La milizia? Ma che diavolo? Ma le orde infinite! Ma che cazzo è buggato quello? Quando hai tempo, passa dal campo, c'è lavoro per te. Ricky, palla. Mi sono rotto, facciamola correre. È sopra. Oh mio Dio, quanti sono? Fatti! No! No! Non era un ordine, non mi è arrivato un ordine di somma, è arrivato il mondo, tipo. Ciao, 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 ciao! No, adesso devi fare il primo ninto. Ma perché c'è l'orda qui, poi soprattutto? Porca, ah no, me l'ha distrutta già. Non c'è più l'orda, tipo. No, è sempre lì. Il capitano Curi! Chiamate il capitano Curi alla radio! Maledizione, l'avamposto è sotto attacco! Caporale, dobbiamo muoverci! Dobbiamo muoverci! Caporale, oh, ne arrivano altri! Caporale! Non mi potete bloccare? Cattiva, sponda! Ah, 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 l'ho fatta. È perché voglio per forza finirlo. Madonna, quanti sono? Non ho le armi per fare queste cose. Oh mio Dio. No, ok, però me l'ha contato, quindi. Dove cazzo sono io? Ehi là, Deacon, quando è che passi? Domani. Fammi indovinare, hai un lavoro per me. Mi faccio sentire io, chiudo. Altre taglie. Ma basta!
che palle, crepa. Sì, ma mi devi dare i materiali, ragazzo. Trofeo. Ho bisogno di granata molotov. Ok. Potrebbe tornare utile. Ma ancora no. È praticamente inutile qua. Ma porco. E vabbè, ma mi hanno visto, che dopo. Dentro quelle case, veniamo. Non si stancano mai. Vabbè. Vabbè, c'è tutta l'orda lì. No, non si può, è impossibile. Proprio che l'orda deve stare lì, dovevo forse aspettare il mattino per togliermi sta cazzo di orda dalle palle. Bastardi. Ci abbiamo sta molotov? No. Stiamo giocando un po' a cazzeggio, però. Però dai. Ecco qua. Ok. Ora mi muovo. Ho una molotov devo lanciare e basta. Che palle. Ovunque sono. Saluto.
Ma fanculo, va. Oh mio Dio, finalmente. Via, via, via. Finito. Maledetti curiosi. Ora passare di qui dovrebbe essere più sicuro. Caone proprio. Tutte quelle morti indecenti per colpa dell'orda, dico. Madonna mia. La moto tipo da buttare, la moto. Quasi. Aia. Se fosse così nella realtà sarebbe la fine, però. Ma che cazzo fai? Attenzione, concentrazione, beh, più tempo per mirare e sparare. Oh! Come va, fratello? Oh, Dick. Non so come dirlo, ma... mi serve una mano. Ma vai a cagare. Tu stai giù. Sì, signore. È ancora presto per le visite, ma a me serve davvero una mano. Ok, ci vediamo dopo. Mi trovi qui? Ehi, dottoressa, no, davvero... potrò suonare il piano quando sarà tutto finito. Molto divertente, William. Stenditi. Ok. Potrei suonare le tagliatelle. Sul serio, potrei. Verrebbe... Come vedi, se la caverà benissimo. Non ha neanche più la febbre. Ah, bella notizia. Beh, io ho alcuni casini da sistemare. Come ti ho già detto, William ti deve la vita, davvero. Boozer non mi deve niente. Sono io in debito. Ehi. Ne ho salvati altri due. Eddie e Mia sarebbero morti senza quegli antibiotici. Ci tenevo a lo sapessi. Sembra stia migliorando. Non può andare più in moto, questo è il problema. Credo, se non sbaglio, no? Aspetta. Facciamo compere. Ehi, ciao. Vuoi là? Un fucile... buono, un fucile calibro 8. Talon 7 è tanta roba. Ma sì, dai. Il venditore mi ha assicurato che è in ottimo stato. Quindi, adesso nel speciale ne abbiamo due. Molto meglio questo. Va bene. E a presto. A presto. Ehi là. Tieni tutte queste taglie, ok, va? Bene. Bene, bene, bene. No, non occupiamoci della moto. Sei vista brutta. Che si dice? Do un'occhiata. Merda, giri ancora con quella moto. Posso sistemarla.
Ok. È un ottimo pezzo. No. 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 Ok. Estetica, penso che ci siamo. Sarò qui se hai bisogno. Scusami. Posso rimetterti a nuovo la moto? Sembra averne bisogno. Faccio il pieno. Ok. Grazie. Ci si vede? L'ultima cosa che mi manca da fare, che ho sbagliato e non farla prima, è praticamente... Ehi, come va? Ehi. Ehi là, come andiamo? Ecco qua. Uno. Ok. Ottimo. Due. Tre. Ecco qui. Quattro. Sì, niente male. Cinque. Ok. Perfetto. Ehi, torna presto, ok? Perfetto, ora siamo completi. Serve niente? Un secondo, faccio io. Oddio, è caldo FPS. Non è là, non dovrebbe farsi niente la moto, invece. Vic ci serve vivo. No, andiamo, no, perché? Prima di fuggire ha rubato due sacchi di sementi. Dick, abbiamo bisogno di quei semi. No, merda. Dobbiamo sapere dove li ha venduti o dove li ha nascosti. Mi rendi il compito molto più complicato, ma va bene, lo becchierò. Deacon, chiudo. Ok, vediamo. Che succede qui? Vado alla grande. Oh merda, eccolo! In modo? Porca. Ma pensavo venisse lui e dobbiamo andare. Maledetto leggimandoni! No, non mi sfuggirai! Che è ultra difficile, sta roba qua era impossibile. Mi hanno spaccato la vita. Come andiamo, Linfman? Che c'è, al campo non ti davano da mangiare? Fanculo! Pensavi di ammazzare due tizi e fuggire col malloppo? Chi se ne frega se una comunità muore di fame? L'importante è pensare a se stessi, no? Lasciami, figlia di puttana! Ehi, senti. Ricky manderà qualcuno a prenderti. Digli dove hai nascosti i semi, magari si limiteranno a spararti, invece di lasciarti soffocare appeso a un cappio. Che ne dici? Non so di che cazzo stai parlando! Ok, come preferisci. Ricky l'ho preso, curato in ultima sua posizione. Manda qualcuno a recuperarlo. Hai trovato i semi sulla moto? No, non li aveva. Ok. Lo porteremo dentro. Lost Lake, chiudo.
Si vede, Lynchman. Super calo di FPS. Comunque è strano, non mi era mai capitato. Forse perché siamo in live, cali di FPS non ne avevo ancora visti. Prima volta. Cazzo, non ha calato di FPS con tutta l'orda gigante. Dico, perché dovrebbe farlo qui? No senso proprio. Vediamo un po'. Vediamo un po'. È bello, tutto è finito. Il sole, la neve. Ehi, ho un lavoro per te. Bastardo. Hai un lavoro per me? Sì, un mucchio di furiosi morti. A ovest del ponte pedonale, nel pantano. Mi serve che li tiri fuori e li porti fino al rogo. Va bene? Bonifica palustre. Sì. Trova un altro, sono impegnato. Ehi, ho chiesto a te di farlo. Non so cosa t'abbia detto Mike durante la gita, ma c'è del lavoro da fare. Ehi. Schizzo, non può venire con te, serve a me. Non ricordo di averti interpellata. Beh, ho parlato con Mike. Devo andare nell'incubo e lui mi accompagnerà. Chiaro? L'ho detto, sono impegnato. Ok, ma quando torni, vieni a cercarmi. Io. Allora vieni. Dove? Ha importanza. Insomma, dove andiamo? A nord. Ricky, non ho tempo per le stronzate di Schizzo, pensa per le tue. Vieni, ti faccio vedere. Mike mi ha detto tutto. Tutto cosa? Beh, che vuoi sigillare le caverne per fermare le orde. Ma hai detto così, ma potrebbe rallentarle. E comunque, dove vuoi arrivare? Va bene. Ho pensato che probabilmente hai deciso di restare. E non solo per Boozer, ma perché vuoi dare una mano. È questo che pensi? Ehi, al tempo ho sempre fatto la mia parte. Certo. Ma sempre solo il minimo indispensabile, e lo sai bene. E ora aiuti Iron Mike a sigillare le caverne. Cosa vuoi che pensi? Boh. Così, tanto per. Perché mi va? Ciao. Missione fallita. Hai perso l'obiettivo. Di vista l'obiettivo. O ti sei allontanato troppo dalla tizia. Ok, che vuole. Vedi, qualche settimana fa uno è morto perché questo è saltato e ha spento il respiratore dell'infermeria. Respiratore? Ah, cazzo, Ricky, apri gli occhi. Se vivi attaccato a un respiratore, qui sei già morto. Se fosse stato Boozer? Aio. Già, come immaginavo. Sai, non abbiamo più corrente da quasi 2 anni, ma i trasformatori e le linee sono tutti in ordine. Beh, quantomeno qui. Vorrei andare a nord per controllare la diga e capire meglio perché è saltato no, tutto. No, fare da scorta è compito di Schizzo. Non ho bisogno della scorta. Tu vivevi lassù, quindi conosci molto bene la zona. Deacon, mi hai chiesto aiuto, giusto? Ora mi serve il tuo. Merda. Ok, bene. Chiamo qualcuno che sappia no, andare in moto. No, scordatelo. Andremo di nascosto. Se ci sono quelli di Copland, so come gestirli. Ma da quelle parti sperdute, pieno di ripugnanti e stronzi, e Dio solo sa chi altri, andare in molti attirerebbe più attenzione. Sì. No, sì, ma no. Faremo a modo mio. Esatto. Merda. Ok, d'accordo. Andiamo. Ricky, scusa se te lo chiedo, ma l'altra notte, nell'infermeria... Ti avrei sparato in faccia? No. Sul serio? L'espressione che avevi... Prima ti avrei trascinato fuori e poi sparato. Ah, no. Sì, certo. Per non sporcare di sangue tutta l'infermeria. Esatto. Quindi siamo in modo insieme e in modo seguo. Se partiamo presto, rientreremo prima che faccia buio. Se qualcosa non va storto... E cosa può andare storto? Ti seguo. Tutto va storto. Siamo in un mondo apocalittico. Ogni cosa della vita segui è storta. Segui la rotta che ho segnato sulla tua mappa. Dobbiamo assolutamente evitare i campi dei predoni. Sì, ricevuto. Come sei finita qui? Non te l'ho mai chiesto. Come tutti, immagino.
Quando il mondo è andato a puttane ero a migliaia di chilometri da casa. Quando sono tornata non c'era più nessuno. Dove sei? Sono cresciuta in un paese vicino a Portland. Lavoravo in città, dormivo da amici, tornavo nei weekend. Vita da metropoli? Sì, certo, ma in Oregon. Che situazione hai trovato? Come sei riuscita ad andartene da lì? Non lo so, fortuna, credo. Le strade erano intasate fino alla costa. Un unico enorme parcheggio. La valle del Willamette era una zona di guerra. È successo tutto troppo in fretta. Quando sono andata via ho detto ai miei amici di fuggire. Mi sa che non mi hanno ascoltata. Hanno nuclearizzato tutto, vero? Portland? Sì, l'ho sentito, ma non credo sia vero. Avremmo subito gli effetti della pioggia radioattiva, no? Già. Ascolta, ma tu, Eddie... Qualcosa ti turba? A me, no. Figurati. Solo che non lo sapevo. Abbiamo viaggiato parecchio insieme, ma l'argomento non è mai saltato fuori. Forse perché... non so... credevo che mantenere le distanze mi avrebbe aiutato a sopravvivere. Ok, non avrei dovuto chiedere, non sono affari miei. Per questo sono al campo, per provare a vivere di nuovo una vita normale. E tanti auguri. Non c'è niente di serio tra me e Eddie. Non mi sembrava così. Beh, tutto accade molto in fretta di questi tempi, sai cosa intendo. Non voglio saperlo, volevo dirti una cosa. Spara. Beh, insomma, apprezzo che tu voglia schierarti con me. Con me e Boozer. Con Iron Mike, intendo. Wow, ti stai ramollendo. Fottiti. Non mi hai mai ringraziato per niente. Forse non ne avevo mai avuto motivo. Certo. Dove sei andato con Iron Mike l'altro giorno? Aspetta, non ti aveva già raccontato tutto? Beh, non si sbottona facilmente. Conosco Iron Mike da parecchio. E a dire il vero, non credo di averlo mai visto così giù di corda. Dove siete stati? A Sherman's Camp. Dicono sia un covo di matti. Puoi giurarci, ma non avevamo molta scelta. Vorrei sigillare le caverne per impedire alle orde di attraversarle. E il vecchio sapeva dove fosse l'ufficio reclami delle miniere. Abbiamo preso alcune mappe, ora ci servono esplosivi. Hai la radio rotta? Sembrava ti fossi offerto per qualche commissione. Sono in moto con te, no? Ferma miseria. Non volevi bonificare la palude? Ok, mi hai beccato. Quindi che è successo? Qualcosa è successo? Niente, Ricky, non è successo niente. Non ha detto niente? No! Niente di niente! L'hai detto anche tu! No! Iron Mike non è un tipo che si sbottona facilmente! Ok, ecco la diga! Andiamo con cautela all'ingresso, non ho idea di chi o cosa potremmo incontrare. Ok. Con noi si è un po' sbottonato comunque. La via sembra libera. Temi brutte sorprese? Sì, sempre. E se ne troviamo, siamo fottuti. Ok, avanti, voglio vedere il deflusso. Dove vai? Qua giù. Oh, no, no, no. Qualcosa non va. Dovrebbe scorrere molta più acqua qui. Dici? Sì, e senti il rumore? Quale rumore? Appunto, se le turbine fossero in funzione, dovremmo sentire il ronzio da qui. Oh. Cos'è successo? Cosa? Ah. Quello che è accaduto a tutti i ponti. Qualche genio in uniforme si è convinto che far saltare tutto in aria avrebbe tenuto lontano le orde. Orde di profughi o di furiosi? Hai presente uomini come Copland? Probabilmente entrambe. Ok, dai, voglio dare un'occhiata. Sento già le voci di quegli stronzi. Eccoli. Quelli piccoli sono però. Sì. Vieni, tocca qui. Cosa? Avanti.
Ok. Senti niente? No. Appunto. Se l'acqua stesse scorrendo, le turbine vibrerebbero. Seguimi. Abbiamo capito, non funzionano. Non funziona, l'abbiamo capito. Il problema è come la riattiviamo. Da questa parte. Dobbiamo arrivare fin su, in cima. Ti seguo. Vedi quella tubatura? È una condotta forzata. Il serbatoio aumenta la pressione dell'acqua, spingendola nei tubi e concentrando il flusso, che viene incanalato verso le turbine. Come diavolo fai a sapere questa roba? I miei due fratelli riparavano auto con mio padre. Fu lui a trovarmi un lavoro alla Boeing quando avevo 17 anni. Studiavo part-time per diventare ingegnere meccanico quando si è scatenato l'inferno. Li hai più rivisti, tuo padre e i tuoi fratelli? No. Forza! Ok, vediamo che si può fare. Beh, sarà divertente. Quindi ora... che succede? Che fai? Abbiamo viaggiato pochi mesi insieme, ma da che ti conosco non ti ho mai visto offrirti volontario per qualcosa. Uno dei due deve tuffarsi e liberare il collettore. Quindi tocca a me. Oh, ma tu puoi restare a guardare. Ok. Beh, ora o mai più, forza. Sì, è piuttosto sporca. Ma forse posso riuscire a ripulirla. Torna alla turbina. Controlla se sta vibrando. Sono sicuro al 100% che il nostro protagonista non sa nuotare. E ho paura che ci perdiamo Nicky. Ma come stanno andando le cose? Ricky. Che nome. Sti schifi di merda. E non posso sparargli. Niente. Un secondo, forse ci siamo. No, adesso ci siamo. Sì, è funzionato. Il problema è che il rumore li attirerà. Senti questa vibrazione? Sì, ma le linee sono ancora senza corrente. Cosa? Beh, sarebbe stato troppo semplice. Dai, coraggio, controlliamo i trasformatori. Cos'è accaduto a tuo padre e ai tuoi fratelli? Non ne ho idea. Mentre tornavo ho provato a chiamare mille volte, ma senza mai prendere la linea. Quando sono arrivata non c'era più nessuno. L'intero quartiere era deserto. C'erano volantini ovunque che ordinavano l'evacuazione. Ho raggiunto il campo profughi più vicino, ma era stato invaso. Erano tutti morti. C'erano furiosi ovunque. Cazzo, Ricky, mi dispiace molto. Beh, ormai è acqua passata. Queste alimentano le linee verso sud. Ok, per te perché non funzionano? No, non ne ho idea. Ok. Ma è trapassato. Forse le scatole di derivazione della turbina sono in corto, controlliamo. Ok? D'accordo. Stai facendo tutto tu, gli sto solo seguendo. Che problema hai con Schizzo? Sembri sempre sul punto di tagliargli la gola. Qualche mese fa io e Eddie l'abbiamo sorpreso fuori dal nostro alloggio mentre facevamo il bagno. Cosa? Cristo, ma è un guardone. Gli ho detto che se lo rifà vedrà che la mia pistola è più grossa della sua. No, Gesù. Sai, se c'era anche Eddie, è probabile che Schizzo non stesse guardando te. Ho fatto di tutto per non farle castrare quel bastardo. Dai. Mai fare arrabbiare una donna che sa come usare un bisturi. Forza, sollevami. La sto fasso. What? Ok, ci penso io. A posto. Ok, è aperto. Allora, le scatole di derivazione sono qui dietro. Era per me, per questo.
Non viene un colosso o qualcosa, sicuro, 100%. Oddio, cos'è questa puzza? Nidi di furiosi. E dal fetore direi più di un paio. Stammi vicino. Merda. Quante molotov fai con te? Abbastanza. Ok, ricordi come funziona? Tu li bruci, io li stendi. Non preoccuparti, non si dimentica. Aspetta. Bruciamo tutto. Okay, quel primo. Arrivano! Ce ne sono altri! Arrivo. Ma potevi segnarmelo nella mappa? Bruciamo tutto. Ok. Sei pronta? No, sì. Bene? Sì. Non amano molto le visite qui, eh? Beh, puoi dargli torto. Faranno meglio ad abituarsi. Da oggi rivendico il territorio per il campo di Lost Lake. Dire al popolo. Ok, controlliamo le scatole di derivazione e andiamo via. Ci siamo. Pronto? Sì. Ok. Oh, sì! Houston, abbiamo corrente! Ottimo lavoro! Non ce l'avrei fatta da sola. Dai, cerchiamo qualcosa con cui bloccare la porta. Non voglio tornare ogni mese a ripulire questo merdaio. Aspetta, sarai ancora qui tra un mese. Cosa? No, non lo so. Perché non... Cristo so. Ti prendo per il culo, Dick, dai. Perché mi hai chiesto di mio padre e dei miei fratelli? Non lo so, è solo che non li avevi mai nominati prima. Beh, mi dispiace, forse avresti preferito non parlarne. No, tranquillo. Anzi, anch'io una domanda. Da quando... Ok, Ricky, ma non ora. Ne riparliamo più tardi. Su, dobbiamo muoverci. Dove cazzo si uscire da sto posto? Tornato al punto di partenza, no. Ecco. Allora, e qua. Ehi, sai che succede? Ehi, non hai mai chiesto perché ho smesso di stare con te e Boozer? Perché avrei dovuto chiederlo? Sapevo la risposta alle stronzate di Iron Mike. Cazzo, Ricky, dobbiamo discuterne ora. Siamo andati in moto insieme per, non so, un paio di mesi. Dai, Dick. Ok. Ok. Accadde una notte. Lo ricordo perfettamente. Fuori nevicava e... Boozer russava, ricordi il casino? Cazzo, è certa che avrebbe attirato un'orda intera. Sì, beh, quello non è cambiato. Comunque, pensavi fossimo tutti addormentati e ti eri seduto fuori da solo come tuo solito. E stavi fissando qualcosa. Quella notte non hai dormito. Dammi la foto, Dick. Dai, ti prego.
allora che capì. Che avresti capito? Che non volevo fare la fine di tanti altri come noi, prigionieri del passato, in fuga da qualcosa. Io voglio guardare avanti. Ok? Non indietro. Non è come pensi tu. Cammino. Sicuro che siano loro? Ho visto il simbolo sulla schiena. Veniamo da Lost Lake, Iron Mike, un accordo. Beh, è stata un'ottima idea, voglio riprovare. Uccidiamoli. Nessuna pietà. Tieni giù la testa. Ehi, scusate. Sì, da quanto sei incappata? Voi stronzi siete un po' lontani da casa, no? Cosa devo fare? Devo ricaricare. No. Perché non tornate da Iron Butte, quel buco di culo da cui siete usciti? Dio di puttana di merda, troia di merda. Sono d'accordo, Cristo. Oh. Ascoltatemi, siamo di Lost Lake. Abbiamo un accordo. Merda, sono ferita! Più a nord, giusto? Ah, non volete allontanarvi troppo da Carlos, eh? Lasciassi a morire dissanguati! Sento già i furiosi che si fregano le mani, eh! Non è quello che volete! Siete tutti all'inferno! Oh, con calma e senza fretta, ok? Questo era l'ultimo, credo. Merda, aspetta. Cosa cazzo si fa? Non ne ho idea. Ai tempi ho conosciuto tossici che si comportavano in modo simile. Erano strafatti di infenciclidina o qualcosa del genere. Oh, ah, sali da bagno, ricordi? Andavano forte prima che tutto andasse a puttane. Sì, giusto. Forza, andiamo. Vediamo se hanno incasinato le moto. Davvero che la tregua di Iron Mike con questi bastardi durerà? Non lo so. Ignoranti di merda, dopo quello che hanno fatto al braccio di Boozer e anche Dick, a Lisa, cosa? Ho trovato questo in mano a uno di loro. Che cosa? È successo? Tu e Boozer vi siete scontrati con i ripugnanti prima di rubare gli antibiotici? Io... Non lo so. Senti, non so di cosa mi accusi Carlos, ma ti giuro che farei di peggio se avessi tra le mani quel pezzo di merda. Forza, andiamo. Ho distrutto un paio di avamposti, un pochettino. Ok, dobbiamo seguire le linee verso sud, controllare i trasformatori e assicurarci sia tutto in ordine. D'accordo, ti seguo. Posso impedirtelo? Come sei finito nei motociclisti? È una lunga storia. Come la strada che resta?
Ok, ero un membro della decima di montagna, un'unità avanzata che collaborava con l'Alleanza Settentrionale. Ehi, non sapevo fossi stato nell'esercito, perché? Mi fai raccontare? Scusa. Eravamo diretti a Mazar-i-Sharif, quando un gruppo di talebani nella direzione opposta ci ha teso un'imboscata. I loro autocarri erano equipaggiati con ZU-23, cannoni antiaerei modificati. Un arsenale? Già, puoi dirlo forte. La nostra jeep è esplosa, precipitando da un burrone dritto nel Hari. Sai quanto è difficile affogare in Afghanistan? Parecchio. È un unico enorme deserto. Comunque, io sono stato scaraventato fuori e quando ho ripreso i sensi ho visto la jeep nel fiume. L'ho raggiunta a nuoto sperando di trovare qualcuno vivo. Poi ho trascinato un corpo a riva. L'ho fatto altre 7 volte. Quando ho tirato fuori Tanner, il mio sergente, un fratello per me, sono crollato. E quando sono tornato a casa, non lo so, ho comprato una moto. Ho trascorso un paio d'anni sulla strada, spostandomi da un posto all'altro e... A Fairwell? Sei cresciuto lì, giusto? Sì, sì, più o meno. Quando mi sono sistemato lì, ho trovato un lavoro nell'officina gestita da questo tipo, il vecchio Jack. Era lui il capo della banda. Lo chiamavamo il presidente. Fu lui stesso a volermi. Ah, Jack. L'ho sentito nominare da Boozer. È finito in prigione, no? Eravamo in guai grossi e lui si è sacrificato per proteggere la banda. Si vede che tu e Boozer siete uniti. Oh, merda. Mai un attimo di pace. Torneremo domattina. Trova gli attrezzi necessari e lo rimettiamo a posto. Ci saranno meno furiosi in giro. Quindi niente doccia calda? Ok, ma prima ti mostro una cosa. No, Ricky, è stata una lunga giornata. Andiamo, sei un esperto di furiosi. Voglio mostrarti qualcosa che non conosci. Dai, tanto siamo già qui. Merda, ok. Andiamo. Non mi vengo contento. Oddio, ci riusciamo. Posso impedirtelo? Perché andate in giro vestiti così? Che vorresti dire? Perché indossate ancora il gilet? Tu e Boozer, intendo. Non state cercando nuove reclute e non avete più un territorio da marcare. No? Un paio di colleghi allo stabilimento indossavano i simboli di una banda nel weekend. Un giorno ho chiesto loro perché. Mi hanno risposto che era un modo per gridare vaffanculo alla polizia, alle autorità, alle istituzioni. Tu a cosa ti ribelli? Alle cose rimaste. Ascolta, li indossiamo e basta. Cosa vuoi che ti dica? Non so Boozer, ma io non cerco di comunicare proprio niente. È solo un gilet. Ma mi rappresenta. Ho fatto parecchie cazzate in vita mia, ma unirmi alla banda, diciamo che è una delle poche scelte di cui non mi... Non mi pento, ok. Ricky, perché siamo qui? Ho già visto i treni della morte della Nero e anche le orde. Lo so, ma questo è diverso. Oh cazzo. Ma che... Guarda, a volte vengo qui a osservarli. Si nascondono in quei vecchi depositi da cui escono la sera, come se li chiamassero per la cena, ok? La mattina tornano dentro e credo si ibernino. Vuoi dire che non sei mai scesa a vedere? No, una volta mi sono avvicinata e una decina di loro mi ha inseguita. È come far cadere un alveare. Dai, andiamo via. È quasi buio. Questa è la musica da horror. Ci sta, ci sta. Potrebbe farmi vedere un'orda? Ne ho viste tantissime. Ok. Ok, comunque l'altro giorno ho assistito a una scena incredibile. Oh, ma hai voglia di chiacchierare? Sentiamo. Aspetta, fammi indovinare. Hai visto un elicottero della Nero? Un attimo. Come fai a saperlo? Ci sono stati diversi avvistamenti ovunque allo Strake. Cazzo. Che ti importa? Non sono qui per aiutarci. Sparano a vista, a quanto dicono. Niente.
Oh, sembrava il contrario. Potrebbero comunque interagire con la comunità, è un po' da stronzi. Forse c'è un bel rischio? Boh, forse. Però potrebbero interagire ed aiutarle. Bastardi. Per certi versi, quelli della Nero sono dei pezzi di merda. In tutto e per tutto. Comunità come Lost Lake, potrebbero aiutarla. Ehi, dove sei stata oggi? Mi sei mancata anche sì, tu. Sì, beh, Schizzo ha detto che è riuscita con Deacon e mi sono preoccupata. Eddie, sono stanca, ok? Questa è ehi, bella. Dick. Grazie. Sì, chiamami quando vorrai sistemare il trasformatore. Mi trovi in giro. Certo. Che stronzate. Ma perché fai così? No, no, perché tu fai così? Te l'ho detto, sono stanca. Tutto qui. Ok, scusami. Come ti ho detto, ero in pensiero. Non è da te sparire senza dirmi niente. Ok. Tutto qui? Benissimo. Ehi, tu credi che i furiosi ricordino qualcosa della loro vita? Com'era prima? Come se fossero. Beh, questo posto non mi è mancato. Ma. Guarda, troppo tardi per la bonifica palustre. Che peccato, eh? Schizzo. Schizzo, schizzo. A proposito di schizzo, cosa ti avrà fatto tutto il giorno? Cazzo. Quindi. Ne abbiamo due. No? No. No. Farei questo. Ok. E finalmente. Ora possiamo occuparci dell'altro ramo. Munizioni e taglie. Come butta, amico? Che succede? Sì, grazie. Ehi, ciao. Ehi, Blair. Ok. Sì, ottimo. Sì. Ok. Sì, niente male. Perfetto, grazie. Alla prossima. Con la moto penso che siamo messi bene, credo. No? Un po', vabbè, ma possiamo andare avanti. Tranquillamente. Mi piace complicarmi la vita con le strade, quanto sto vedendo. Questo punto qui è proprio scoperto, cioè dovrebbero coprirlo un po'. Ehi, Ricky, mi ricevi? Ascolta, sarò via per un po', potresti coprirmi? Schizzo si chiederà perché non sono di turno alla palude, oddio sa dove. Dick, che succede? È Boozer, cazzo, sembra depresso. Parla con Eddie, forse. Ho una mezza idea per tirarlo su. Cosa pensi di fare? Sono sicuro, ma avevo pensato di salire a Monte O'Leary, prendere la sua moto e riportargliela.
È un viaggio lungo a piedi. Inventerò qualcosa. Comunque, mi coprirai o no? Certo. Grazie. Chiudo. Mi ha fatto un rincoglionire, ha detto a piedi. E la moto? Però se non sbaglio, comunque negli accampamenti si può prendere la moto, si può reclamare. Reclamare? No, si può richiamare, ecco, non reclamare. Quindi, ok. Bello sto gioco, bello, 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 bello. Adoro i giochi con gli zombie, sono tanta roba. Punto, punto. E voi mi direte, ma giocate Last of Us? Non lo so. Ma questo mi sta piacendo un botto. Last of Us potrei portarlo, il primo, il secondo più avanti. O'Brien, sono vicino a un radiofaro, quello di Camp Creek. Non vedo nulla qui. Aspetta. Ok, una squadra sarà lì a breve. Conosci le istruzioni, chiudo. Sì, conosco le istruzioni. Cercare di non finire impallinato mentre faccio la spia per te. St. John, chiudo. Sì, allora cos'è successo? Insomma, l'ultima volta sembravi sul punto di fartela addosso nella tuta. Niente, te l'ho detto. Ci sono uomini sopra di me che vogliono tenerci all'oscuro. Mi sono esposto troppo, ho rischiato di farmi scoprire. Sai cosa? Non me ne frega un cazzo. Io voglio solo informazioni su Sara. Whittaker, ho chiesto a qualcuno di indagare, ma non è facile, serve tempo. Devi avere pazienza. Ah, sì? Che abbia molta scelta, vero? Quella squadra di ricerca non fa parte della... Fermo! Questa è un'area di quarantena. Va bene. Mi vado. Che palle, ma quanti ce ne sono? 100.000. Qui O'Brien, mi ricevi? No. Sì, allora cos'è successo? Insomma, l'ultima volta sembravi sul punto di fartela addosso nella tuta. Niente, te l'ho detto. Ci sono uomini sopra di me. Vogliono tenerci all'oscuro. Mi sono esposto troppo. Ho rischiato di farmi scoprire. La zona deve essere sicura. Sai cosa? Non me ne frega un cazzo. Io voglio solo informazioni su Sara. Whittaker, ho chiesto a qualcuno di indagare, ma non è facile, serve tempo. Devi avere pazienza. Ah sì? Perché abbia molta scelta, vero? Quella squadra di ricerca non fa parte della mia unità, quindi non posso tracciarla con l'operazione. Pensare a un rilevatore sulle ricorde, così. In più vuoi informazioni sul genio? Vieni fuori e risolviamo la questione! Voi continuate il vostro spettacolino. La zona è sicura. Sì, zona sicura. Adesso non ascoltare il dialogo. Sono onza. Operativa 2068. Una volta tornata. Il soggetto evidenzia la morfologia delle infezioni al secondo stadio. I tendini delle mani sono meno contratti, mentre le unghie sono poco acuminate, come se mangiate di recente. Inoltre, il soggetto indossa monili e abiti in uno stato migliore rispetto a... No, chiedo scusa, non ho potuto fare a meno di ascoltare. Ah, l'aspirante biologo con la pistola. Già, sì, più o meno. Dice che indossava dei monili. Che significato potrebbe avere? Queste creature vivono allo stato prato da 2 anni, scontrandosi tra loro e aggredendoci. Sì. Metti un orologio d'oro a un babuino, liberalo nei boschi per 2 anni e vedrai che succede. Ok, credo d'aver capito. Questo orologio è come nuovo. Davvero, quindi? Quindi, questo esemplare ne ha avuto cura, oppure ha iniziato a indossarlo? Di recente? Porca vacca, pensavo fossero tutti, come dire... schizzati senza controllo. Sì, è così. Ma proprio come un malato di demenza senile allo stadio terminale può mostrare attimi di lucidità, così gli infetti al secondo stadio possono conservare qualche scampolo di memoria. Sul serio? Sul serio. Osserva i suoi abiti. Sono sostanzialmente puliti, no? Beh, più o meno. Ma rispetto al campionario di feci e urina del furioso medio. Già, bello schifo. Fai indossare lo stesso paio di calzoni a un babuino per 2 anni. Santo cielo. Ti sei chiesto perché le aree un tempo abitate pullulino di furiosi? Non ci avevo mai pensato.
ciò che erano un tempo. Merda, non pensare che siano ancora consapevoli. No, no. Abbiamo i dati delle TAC. La loro condizione è simile alla morte cerebrale. Che significa? Non lo so. È quel che cerchiamo di scoprire. Oddio. Beh, significherà che alcuni furiosi si svegliano la mattina, fanno la doccia, si vestono, prendono il loro bello orologio d'oro, danno un bacio alla moglie ed escono per una nuova giornata di massacri. E merda. C'è del movimento! Perché i cervelloni perdono tempo con questo schifo? Spero sia quello che volevi, Brian. Ok, ora devo solo andarmene da qui. Ciao. Brian, mi ricevi? Fatto. Ehi, Ricky, hai mandato degli uomini a prenderlo? Sì, e di colpo è diventato molto più disponibile. Immagino che i nostri siano arrivati appena prima dell'Horda. L'avranno minacciato di lasciarlo lì se non diceva dove erano i semi. Oh, ma che strano. Io l'avrei lasciato a marcire. Già, ma sai come la pensa Iron Mike? Sì, 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 lo so. A presto, Ricky. Ma che cazzo? Papà, figlio di puttana! Stronza! Merda! Ma cazzo vi siete permessi? Figlio, una grande zoccola. Dick, e così hai scovato Eric Lynch? Ah sì, Mike, l'ha trovato. Vorrei ringraziarti per non averlo ucciso. Istruiremo un processo e avrà modo di raccontare la sua versione. Ah, magnifico. Peccato che Campbell e Reed non siano vivi per testimoniare. Ehi, sarà presente qualcuno che riferirà al loro nome e avremo dei testimoni. Da noi funziona così, Dick, lo sai. Lasciatemelo 5 minuti e avrete una confessione. Grazie, ma ci pensiamo noi. Mike, chiudo. La moto! Ma cazzo è la moto? Dick, ci sei? Sono uscito oggi dall'infermeria. Eddie mi ha buttato fuori per non sentire più i miei piagnistei. Tipico di Eddie. Il braccio? Guardo il braccio mezzo pieno. Scusa, umorismo da mutanti. In realtà mi sembra ancora di sentire la mano, sai? Sì, era sindrome dell'arto fantasma. Lo so, me l'ha detto Eddie, ma non me lo frega. Ci credi che mi fanno male le dita? Pensa a un viaggio in moto. Hai le mani indolenzite. Io provo a stenderle, ma... Certo, ma ora devo andare. Lo schizzo mi ha messo ai campi. Devo cercare di ripagare gli antidolorifici che mi ha passato Eddie. A dopo. A dopo. Come, scusa? Ma sono antidolorifici che io ho portato. Figli di puttana. Vabbè. Antibiotici, no? Antidolorifici, no? Qualche settimana fa io e un altro paio di ragazzi. Aspetta, allora. Aspetta, ci penso io. Compri qualcosa? Posso farti il piano alla moto, sarà secco. Ok, ok, grazie. Faccio il piano. A dopo. Ora possiamo andare. Aspetta, ci penso io. È importante fare il pieno, sempre e comunque. Sì, mai. Ma neviga o no? Non si capisce. Loser, ci sei? Sì.
Come stai, fratello? Come sempre. C'è ancora a caccia di elicotteri? Sì. Hai scoperto che vuole quella gente? No, ma O'Brien diceva la verità. La Nero è qui e organizza missioni sul campo per studiare i furiosi. Il problema è perché... Ehi, devo andare ora. È passato schizzo e mi ha chiesto di spalare merda tutto il giorno. Digli di mangiarla la merda. Certo, riferirò. Ho scoppio ritardato il rumore. Fatto male? Ma sul serio? Che ti ammazzo. I lupi possono essere anche infetti. Beh. Adesso non li abbiamo ancora incontrati. Mi immagino ci siano anche gli orsi infetti a sto punto. Oddio, gli orsi infetti no. Oddio. Ciao, uccidere un orso è stato un grizzly, è stato veramente un'impresa. E che stiamo tornando a casa, se non sbaglio, no? Oh, sì. Sì, addosso! Sì, pazzi! Pezzi di merda. No? Ok, molto meglio. Esce un modo per prenderne un altro e poi dovrà prendere di nuovo questo. Ok, caricamenti infiniti di sto gioco. Wow. Ehi, ho un regalo per te. Ah, ma che cazzo? Hai recuperato la mia moto? Non volevo che Cop la prendesse e la smontasse. Cristo, Dick. No, l'ho fatto soprattutto per... sai, per i pezzi di ricambio. Per come sei messo non ti serve. Merda. Grazie, amico. È ciò che più mi manca. Correre sulle strade.
cerca un po' più andarci. Non lo so, ma se si diventasse un monco, un monchino o qualcosa. Dick, oh. Eddie mi ha solo chiesto di riferirti che ha pagato degli uomini perché riportassero indietro la tua moto. È all'officina meccanica. Ma come? Prego, Dick. Ricky, chiudo. Grazie. Grande. Posso aiutarti? No. No. Ciao. Ehi, hey Blair, come stai? Salute. Bellissimo, posso aiutarti? No, no. Ehi, hey, come va? Hai un bel po' di orecchie, eh? Io già. Non ho altro. Ma sei skin personalizzato? Che si dice? Ehi, hey, come va? Felice. Colore dell'aio, forse. Torna quando non so come si sposta questo skin, vediamo un po'. Mappa, inventario. Forte materiale di creazione. Attrezzatura. La mia roba. Oh, ne ho preso, scoprirò. Forse da Copland devo andare. Poi. L'adesivo? Vabbè. Ciao Dick. Ehi Dick. Ehi, come va? Dick, alcuni motociclisti sono arrivati al campo, hanno sparato al cancello e sono scappati. Ma merda, in che direzione? A ovest, ma non sono andati lontano. Hanno occupato una zona a nord di Eden Hill. Credo stiano pianificando un altro attacco, ma voglio vederci chiaro. D'accordo, ok, me la sbrigo io. Grazie Dick. Insomma, fai un massacro. Questo ho detto. Compri qualcosa? Do un'occhiata. Beh, almeno i boschi non si stanno diradando. John, Mark Copland chiama Deacon St. John. Ehi, Cop, che si dice? Niente di che. Un paio di miei uomini sono stati a Monte O'Leary l'altro giorno. Hanno trovato un rifugio sopra una vecchia torre di vedetta della forestale. Davvero? Sì, signore, così mi hanno detto. Assicurano fosse abbandonato, ma molto strano. Chiunque vivesse lì si è dimenticato una... Ok, Ricky, sono vicino a Eden Hill e i randaggi sono ancora qui. Ce la farai? Beh, lo scopriremo presto. Deacon, chiudo. Bene, signori, pensavate di venire qui a sparare alla gente? Dai, ragazzi, tutto qui! Coraggio, potete fare di meglio.
questa qua. È una cosa, un mostro. Quanti altri siete? Ah, siete finiti? No, merda, un altro. Questo doveva essere l'ultimo. Oh. St. John, Mark Copland chiama Deacon St. John. Ehi, Cop, che si dice? Niente di che. Ah, quello di prima. Un paio di miei uomini sono stati a Monte O'Leary l'altro giorno. Hanno trovato un rifugio sopra una vecchia torre di vedetta della forestale. Davvero? Sì, signore, così mi hanno detto. L'assicurano fosse abbandonato, ma molto strano. Chiunque vivesse lì si è dimenticato una moto. E anche in buono stato, a quanto pare. Sul serio? Già, ma non è questa la cosa strana. La cosa strana è che i miei sono tornati lì per recuperarla, ma la moto era sparita. Inspiegabile, non trovi? Senti, Cope, è una storia molto interessante, ma... No, aspetta, ti dico io cos'è interessante. Giurano che quella vecchia moto fosse molto simile a quella che era solito usare Boozer. Ok, fammi capire, Cope. Vi siete inerpicati sul Monte O'Leary. Avete trovato una moto che sembrava quella di Boozer. E la prima cosa che vi è saltata in mente è stata... Ehi, perché non torniamo indietro a rubarla? Riciclarla, Dick, riciclarla. Quello è stato il mio secondo pensiero. Il primo è stato... Che ne è del vecchio Boozer? Penny dice che non lo vede in giro da parecchio. Non lo so, Cop. Appena lo incontro gli dirò che ti manca, ok? St. John, chiudo. Ok. Ora posso chiamare Ricky. E avvertirla. Deacon. Com'è andata? È andata, non spareranno più a nessun campo. Grazie a Dio. Va bene, ci fermiamo qua, per ora.